Ciao a tutti, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video dedicato a Good Notes. È da un po' che non facevo video su questo argomento, ma per il semplice fatto che non è cambiato niente, non ho avuto grandi novità, continuo ad utilizzarlo con i miei soliti taccuini, continuo ad aggiornare le mie cose. Ma una novità adesso c'è ed è GoodNotes 6. È già circa una settimana che è stato rilasciato l'aggiornamento GoodNotes 6 e probabilmente quando vedrete questo video sarà passato ancora qualche giorno e ci sono un po' di novità di cui vorrei parlare. Intanto GoodNotes 6 non è come GoodNotes 5, che è un'applicazione a parte, un'applicazione diversa dal 4, ma è proprio un aggiornamento del 5. Il 5 diventa GoodNotes 6. Tra le novità possiamo intanto vedere l'introduzione della modalità scura, quindi anche su GoodNotes adesso è possibile avere il fondo scuro, la modalità scura. Poi vorrei dire finalmente abbiamo la possibilità di cambiare colore e icone alle cartelle, semplicemente selezionando il titolo della cartella possiamo andare sul colore, quindi cambiargli il colore e aggiungere una icona se vogliamo. E questa è la cosa più carina, secondo me, di tutto questo aggiornamento, la cosa che più aspettavo, la cosa che più volevo, perché mancava proprio un po' di personalizzazione nelle cartelle. Anche l'interfaccia di GoodNotes adesso è diversa, si è un po' modernizzata, quindi abbiamo il menu sulla sinistra con i documenti preferiti, ricerca, condiviso e marketplace, che poi andremo a vedere tra poco. Ed è tutto un po' più moderno, le icone sono più stondate, sono più carine, effettivamente l'interfaccia è più carina. Ma oltre a personalizzare le cartelle, possiamo anche creare dei taccuini completamente personalizzabili, quindi possiamo creare un nuovo taccuino. Scegliere il colore della copertina, scegliere il colore dell'elastico e non solo i colori già preimpostati, ma possiamo andare a scegliere proprio il colore che noi vogliamo per quel determinato taccuino e possiamo scegliere anche il colore della carta, quindi possiamo personalizzare anche la carta con vuoto, puntini, quadretti, righe strette, righe larghe che già c'erano. Adesso possiamo scegliere anche il colore, quindi anche qui possiamo andare a scegliere proprio il colore preciso che noi vogliamo utilizzare nella carta del nostro taccuino. All'interno dei taccuini possiamo vedere che ci sono tre icone in alto e sono la penna, la tastiera e l'audio, perché adesso si possono inserire anche file audio, che può essere assolutamente utile per chi magari segue delle lezioni, avvia la registrazione audio e poi si ritrova tutta la lezione già pronta. E da lì si possono prendere appunti e aggiungere magari delle note. Quindi lo strumento penna è il solito strumento penna per scrivere su GoodNotes, su un taccuino. La tastiera cambia leggermente perché adesso è differente dallo strumento testo, dalla casella di testo. Se andiamo sulla tastiera, noi ci creiamo proprio un file di testo, quindi diventa come Word, diventa come una pagina di Word in cui possiamo scrivere appunto l'intestazione, il paragrafo e personalizzarlo in ogni punto, proprio come se fosse un file Word. Quindi possiamo anche mettere il grassetto, il corsivo, il sottolineato, eccetera. Inoltre è stata introdotta una funzione molto carina grazie all'intelligenza artificiale. Se noi scriviamo un testo, possiamo intanto correggerlo grammaticalmente. Quindi selezioniamo la nostra porzione di testo, andiamo su questa iconcina che sembra tipo degli effetti e abbiamo correggi grammatica e ortografia, parafrasi, cambia tono professionale, quindi il nostro testo sarà scritto in modo più professionale, cambia tono cordiale, cambia tono deciso, allunga per rendere il testo effettivamente più lungo oppure accorcia per accorciarlo. E attiva anche la correzione del testo, quindi se noi scriviamo una parola sbagliata, ad esempio autunno l'ho scritto con una sola N, ci comparirà l'errore sotto la parola e cliccandoci sopra abbiamo poi la correzione. E questo dovrebbe funzionare teoricamente anche sulla scrittura a mano, quindi se noi scrivendo a mano scriviamo qualcosa di sbagliato, comparirà l'errore e cliccandoci sopra ci darà la correzione, ma non solo, la correzione verrà fatta con la nostra scrittura, quindi mantenendo il nostro stile di scrittura. Questa cosa a me non sta ancora funzionando, non so perché, infatti in video non l'ho messa perché non va, forse perché devo completare il riconoscimento della scrittura oppure il passaggio che contribuisce alla scrittura a mano, ma questo poi vedrò di risolverlo in qualche modo. Un'altra funzione molto carina riguarda la gestualità, quindi se noi scriviamo qualcosa di sbagliato e lo vogliamo cancellare, ci accorgiamo dell'errore e lo vogliamo cancellare, basta farci appunto un segno sopra, proprio come quando scriviamo a mano su un foglio, e automaticamente si cancellerà. Quindi non bisogna più andare sullo strumento gomma per cancellarlo,
ma anche solo facendo uno scarabocchio il testo si cancella. Il testo, il disegno o quello che sia possiamo cancellarlo. Un'altra velocizzazione di GoodNotes è lo strumento lazzo, quindi se noi abbiamo un testo ad esempio da spostare non dobbiamo più andare per forza sullo strumento lazzo, selezionarlo e spostarlo, ma anche solo facendoci un cerchio intorno e tenendo premuto sul cerchio si trasforma in uno strumento lazzo e noi possiamo spostarlo. Con l'intelligenza artificiale hanno introdotto anche la matematica su GoodNotes. Ad esempio io scrivo una semplice equazione, una semplice moltiplicazione 3x2. Anche qui ci faccio un cerchio intorno, tengo premuto, vado su Converti e me lo converte in matematica. Teoricamente si dovrebbe anche avere un aiuto per risolvere i problemi matematici, ad esempio per risolvere questa moltiplicazione. Non ho ancora capito bene come. Lo sto ancora testando, sto ancora vedendo un po' tutte le nuove cose che ci sono. Ripeto, dovrebbe esserci questa funzione perché l'ho vista anche in altri video, ma su di me questa cosa ancora non funziona, sul mio GoodNotes ancora non va. Ci sono delle cose che ancora sono un po' buggate. Lo strumento della ricerca adesso sembra più preciso, quindi se noi vogliamo andare a cercare una parola sarà più semplice trovarla, quindi c'è stato un piccolo miglioramento di questa funzione. Come vi dicevo prima, è stato introdotto il marketplace, quindi noi possiamo acquistare taccuini, adesivi, agende, modelli direttamente da GoodNotes e sono suddivisi appunto in agende, adesivi, modelli e educazione. In educazione troviamo proprio dei materiali di studio che GoodNotes mette a disposizione proprio grazie all'intelligenza artificiale per poter studiare e seguire effettivamente dei corsi. Ora passiamo al tasto dolente di questo GoodNotes 6, e cioè il prezzo. Partendo dal presupposto che appena si effettua l'aggiornamento a GoodNotes 6 si hanno 7 giorni di prova, quindi è possibile testare effettivamente questo aggiornamento e vedere se fa al caso nostro, quello che sto facendo io in questo momento. Poi per avere tutte le comodità di GoodNotes 6 abbiamo due opzioni, quindi il pagamento annuale di $9,99 che ci permette appunto di avere taccuini illimitati, intelligenza artificiale per la scrittura a mano, l'audio illimitato, accesso illimitato a tutti gli strumenti interattivi e ai materiali di studio, bonus di sticker, agende, template regolarmente. Possiamo esportare i documenti senza il login, diciamo, di GoodNotes. E inoltre si può utilizzare GoodNotes su altre piattaforme, come ad esempio iPadOS, iOS, macOS, Android, Windows e web. Questa è una vera novità, perché prima GoodNotes era soltanto per iOS, adesso è possibile utilizzarlo anche su Windows o Android, pagando $9,99 all'anno, e sto parlando di dollari. La seconda alternativa è pagare una tantum, quindi una sola volta, $29,99. Per avere notebook illimitati, intelligenza artificiale per la scrittura a mano e per i testi, audio illimitati, accesso illimitato agli strumenti interattivi e ai materiali di studio, esportare documenti senza watermark e la possibilità di utilizzarlo su iOS, quindi iPad, iOS, macOS tramite iCloud. La possibilità di utilizzarlo su Android e Windows in questo caso non c'è, quindi soltanto pagando $9,99 all'anno possiamo utilizzarlo anche sui sistemi Android e Windows. Indubbiamente ci sono tante cose interessanti in questo GoodNotes 6, ma tante cose potevano essere introdotte con un semplice aggiornamento di GoodNotes 5, ad esempio la personalizzazione delle copertine o dei taccuini. GoodNotes 6 penso che adesso abbia questo costo anche abbastanza elevato perché è stata introdotta l'intelligenza artificiale. Non so che cosa farò alla fine di questi 7 giorni di prova, non ho ancora deciso se acquistare GoodNotes 6 oppure no, in ogni caso anche acquistando GoodNotes 6 si può sempre tornare a GoodNotes 5, quindi non c'è nessun vincolo. L'interfaccia è molto carina, ci sono nuove funzionalità molto carine, però effettivamente per l'utilizzo che ne faccio io non so se procedere con il pagamento oppure no, se mi conviene procedere con il pagamento. E quindi queste sono le ultime novità in casa GoodNotes. Fatemi sapere se voi lo avete aggiornato, se lo state utilizzando, se lo state testando, se pensate di acquistarlo oppure no. Oggi vi ho fatto una panoramica un po' generale di tutte le nuove funzionalità che ci sono, molte, vi ripeto, veramente interessanti. Spero che il video vi sia stato utile per avere un po' più chiarezza su questo aggiornamento di GoodNotes. Vi ringrazio per la visione, mi raccomando iscrivetevi al canale per non perdere nuovi aggiornamenti e ci vediamo nei commenti.